Allora, io non ho idea di che cosa oggi potremo andare a trovare qui dentro. O meglio, l'idea ce l'ho perché so effettivamente cosa ho comprato. L'avrete visto anche nel titolo e letto nella copertina. No, aspetta, che cazzo ho detto? Vabbè, dai, l'avete capito che cosa stavo intendendo, no? E ciao a tutti ragazzi, come finirete vi parla quest'oggi. Ragazzi, siamo qua in questo nuovissimo video perché appunto, da come avete letto dal titolo, siamo anche quest'oggi a pregare per la mia incolumità, sperando che qui dentro non ci sia una bomba. Come lo so io? Perché come avete letto dal titolo, siamo qua in un video un po' diverso dal solito, ma perché ho trovato una cosa assurda e quindi siamo qua a vedere il mouse da gaming più strano di sempre. Prima di cominciare con il video vi ricordo, miei signori, di lasciare un bel pollice in su e arriviamo alla bellezza di 500 mi piace se volessi un prossimo episodio dove vado a comprare appunto magari la tastiera più strana di sempre da gaming che riesco a trovare su Amazon o su altri siti. Ma siamo quindi qui come sempre su Amazon per andare prima di tutto a vedere appunto qual è l'oggetto che ho comprato quest'oggi, cosa c'è all'interno di questo pack. Voglio vedere se andando a cercare mouse gaming verticale mi esce, perché già mouse gaming verticale la vedo un po' difficile, figuriamoci poi quello che ho comprato oggi. Oh, incredibile ragazzi, esce il mouse, o almeno mi sembra che in teoria sia uscito. Eccolo, eccolo, è lui, è proprio lui. In prima posizione abbiamo ovviamente il Trust GXT, il grandissimo mouse della Trust, ovviamente lo sanno tutti, ma guardatelo, guardatelo. La sua forma, quanto è basilare, quanto è semplice. E a noi non piacciono per niente le cose semplici, noi non le vogliamo le cose semplici. Infatti quello che sono andato a comprare quest'oggi è questo qui. Sì. Per la modica cifra di 25,49 euro, signori, siamo portati a casa questo Zelotes mouse verticale con barra di controllo, ovvero un fottuto mouse con un pad messo sul lato. E andiamo a vedere le immagini, effettivamente ci dice che abbiamo i tasti regolabili, che questo lo conta come WASD, quindi in teoria è fatto per persone che non possono permettersi una tastiera. Quindi se volete giocare non avete una tastiera, non avete la possibilità di comprarla, allora questo mouse dovrebbe essere l'invenzione geniale, miracolosa. Cioè praticamente hanno preso questo, hanno preso un mouse, li hanno fusi insieme ed è uscito sto aborto qui. Già io immagino la grande comodità, perché ci vuole una coordinazione della Madonna secondo me, perché devi muovere la rotellina per andare avanti e muovere il mouse per mirare, cioè devi fare una roba del genere praticamente. Viene così, sembri che c'hai gli spasmi. One eternity later. Ho appena scoperto che la parte in cui aprivo la scatola non è stata registrata dalla seconda videocamera. Siamo quindi qua signori con la scatola del mouse e abbiamo appunto questa scatola Zelotes Vertical Mouse con la fantastica foto del mouse messo sopra. Il mouse, oh la madonna, ha la bellezza di 10.000 GPI e 500.000 FPS, ragazzi. Quindi questo mi significa che su Fortnite riuscirò a fare 500.000 FPS. E lo credo bene. 3, 2, 1, io vado, signori. Lo apriamo assieme. All'interno della scatola abbiamo il mouse che si prende. No, cosa ho visto nella scatola? Cos'è? Cos'è questo? Cos'è? Cos'è? Cos'è questo? Ma cos'è sta roba qua? Cos'è? Ma sta roba qua è inaccettabile. Ma è meglio se non li mettete, non serve a niente. Ma non ho nemmeno il lettore io nel PC. Ma cos'è? Ma perché? Ma direi adesso di andare a lanciare davvero il dischetto dei driver, che non serve a niente, di andare ad aprire il mouse che si presenta in questa maniera. Ma cos'è, una torre? Allora, il mouse si presenta in questa maniera qua e non so neanche come farvelo vedere, perché cioè questo qui è il mio mouse e questo è il mouse della Zelotes. Praticamente io dovrei usare, vabbè, ma cos'è? È un panino che devo prenderlo così, ragazzi. È un kebab che devo tenerlo in questo modo e dovrei giocare così. Ma è impossibile, mi ribalto tu. Cioè guardate, io provo a muovermi così, mi si ribalta il mouse. Sul mouse abbiamo il tastino per cambiare i DPI, la rotellina. Come qualità costruttiva vi dirò che è molto bello per costare 25 euro, perché mi aspettavo veramente una plasticaccia incredibile. Invece no ragazzi, è carino come qualità costruttiva. Abbiamo anche qui altri due tasti laterali. Sì, ma io non sono Spider-Man che ho 8 pollici. No, non ho le braccia sul pollice. Io ho un pollice, o mi muovo o uso i tasti laterali. Non è che posso fare tutto insieme, madonna. Da sono un uomo e mi viene difficile fare due cose insieme, figuriamoci questo. La foresta dei cazzi volanti, nanno. Quando la ragazza ti chiede come mai sei così bravo con le dita, e non hai capito, io no, mi sono allenato. E direi adesso di andare a collegarlo al PC, signori. Andiamo a collegare il vabbè, oh! Una volta acceso non si presenta assolutamente male. Anzi, una volta acceso i LED sono pure belli, non sono i classici LED plastica. Ma per 25 euro già, per questo è un affare. Fosse un mouse normale è un affare. Oddio santo, ma io come faccio a usare un mouse
del genere. Ma è, no vabbè, ma è letteralmente impossibile. Non si può usare. Come faccio io a usare un coso così? Mi sento tipo uno di quelli che approva e non approva i biglietti lì. Così che fa. Così che fa, è Sardosso. Mi sta venendo questa crisi potente. Vado adesso a scaricare il software della Zelote. Sì vabbè, ma che modello di mouse è? Aspetta, aspetta. Perché se cerco mouse verticale gaming ho trovato sta roba qua? Io ci faccio un'altra serie, ve lo dico. Io voglio vedere, visto che dovrebbe contarlo come V, se non vado a configurare il tasto e premo nella barra di ricerca e faccio così. Oddio, funziona da solo! Me lo prende davvero come V, raga. Se io muovo così me lo prende come V. Se torno indietro me lo prende come S. Così me lo prende come A e così come D. Così sembra una genialata assurda. Così sembra la svolta della vita. 2000 years later. In this cartella, in teoria, abbiamo il software. Questo qui cos'è già il software? Sì, aspetta però che non ci capisco niente io. Non so parlarlo. Ok, ok. Si è aperto il software, si presenta in questa maniera qua. E possiamo andare a mappare tutti quanti i task. Oddio, space. Cos'è space? No, se io vado a premere quindi la rotellina, mi fa spazio. Cioè, se io vado quindi a scrivere www... Oddio, è vero, salta. Sì, ma io saltare con sta roba nei giochi come faccio? Ah, veramente, raga, devi essere skillatissimo. Le ragazze poi quando le porti a letto ti fanno letteralmente i complimenti perché per... Performance, abbiamo tutti i DPI che... Ah, possiamo anche abbassarli sotto i 10.000, quindi. Abbiamo anche poi l'opzione per modificare le luci, ma io, ragazzi, le tengo pride, le teniamo pride, così sto video diventa monetizzato. Di fatto che essendo già tutto settato, non c'è altro tempo da perdere qua sul desktop. Andiamo a provarlo in game. E vado anche, ovviamente, a riporre da parte. Ragazzi, guardate, ve la metto di qua e vi lascio l'inquadratura sul mouse. Perché essendo che questo mouse ha lo scopo di essere usato in sostituzione alla tastiera, adesso noi dobbiamo andare a testarla questa cosa, quanto può essere veritiera. Siamo quindi nella lobby di Fortnite, direi quindi andare in creativa. Sì, ma a me fa stranissimo perché ho una mano libera, nel senso, cosa ci faccio con questo? Posso grattarmi le palle adesso? Ok, ci siamo. E allora, adesso, piano, con calma, zii. Perché tu spiegami, io dovrei lasciare il mouse con metà mano e muovermi così. Oddio. Non esiste che può andare leggermente così, nel senso o va dritto o va a destra o va a sinistra. Se pieghi il pad da questo lato, lui guarda, o va dritto o va di qua. No, non può andare alle altre parti. Oddio, e io così buildo. Posso solo usare scala e muro perché gli altri tasti laterali non ce li ho. Se schiaccio la rotellina lui effettivamente salta e riesce anche a fare tutte quante le cose insieme. E sto giocando letteralmente solo di mouse. Il problema è che dopo un po' il tappetino finisce. Non ho la mano bislunga. Allora, in teoria così piccono, va bene, picconare funziona. Io il problema è che avendo un pollice solo, o buildo o mi muovo. Devo usare l'altra mano praticamente per buildare. Devo fare così, guarda. Piramide, piramide, muro, scala. No, no, aspetta, aspetta. Oh, piano. Ragazzi, ce la stiamo facendo. Guardate, adesso vi faccio anche i 90, eh. I believe I can fly. Non cadere però, per favore, che già è difficile. Guardate il 90 con una mano sola, a grande velocità proprio. Guardate, eh. E 90 fatto. 90 fa, voglio applausi. Applausi per favore, grazie, grazie. Lo so, lo so, sono troppo forte. Andrò in questa che ci stanno due persone, va bene, fighterò contro questa. Ok, salve. E sì, ma come le prendo le armi? Scusatemi. Venite qua un secondo. Ah, così. Guarda, switcho, switcho arma, switcho arma. Aspetta, io non posso buildare, questo è il punto, nel senso o mi muovo. Tua sorella, non sono neanche spawnato. Guardalo qua. Ehi, crepa. No, raga, non riesco a girarmi. Ero andato contro il microfono. Aspetta. Sì, sì. Poi prendo la tastiera e vedi. Vai, vai, vai. Vieni, vieni. Guarda adesso. Guardalo lì. Oh, prendi la tombstone. Corri da lui. Questo qua, ragazzi. Ragazzi, sì, ma oh, piano. È un bordello, non ce la faccio a coordinarmi. Sono troppe cose assieme. Muri dietro di te prima che ti uccidano. Guarda il fortino. Salta. Bravissimo, corri. Corri, corri, corri. Guardate qua. Guardate che big box fight. No, 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 adesso. Adesso, aspetta, adesso gli sfondo il culo. Non me ne frega niente. Adesso questo qua mi ha scassato le palle. Io prendo la tastiera e gli asfalto il culo. Poco bello, amico mio. Amico mio, amico mio. Guarda, guarda, che tu volevi. Ti piaceva tanto trollarmi. Bravo, adesso non trolli più nessuno. Amico mio, tu non ha capito niente qua. Tu non ha capito chi sono io. Tu non ha capito che io sfondare te. Io sfondare te, tua sorella, tua famiglia. Tutto, tutto. Cazzo, guarda. Guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì, guardalo lì. No, 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 tu che usi le cure in creativa però fai schifo. Oh, adesso posso tornare a usare il mouse cinese. Adesso, ragazzi, sono soddisfatto. L'ho ucciso, sono soddisfatto. Ma vai, ma vieni, ma chi sono? Assolutamente non è per Fortnite, direi che o siete dei maestri incredibili, nel senso avete 8 pollici. Però un lato positivo c'è, ovvero che dopo neanche un mese che usate questo mouse potete portare qualsiasi ragazza a letto e farvi fare i complimenti. Cioè, diventate il nuovo Rocco Siffredi, quindi io ci investirei sopra per farvi capire. Poi non so voi. E quindi, ragazzi, anche
per quest'oggi è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito ovviamente a lasciare un bel pollice in su qua sotto. Se volete altri video di questa serie, mi raccomando, arriviamo alla bellezza di 500 mi piace. 500 mi piace, il nuovo video di questa serie sulle periferiche più strane dell'internet. Cosa l'internet riesce a trovarci, quali aborti l'internet riesce a tirarci fuori, tipo quello che vi ho mostrato prima. E se ancora non siete iscritti al canale, ovviamente potete farlo cliccando sul bottone rosso con iscritti, iscriviti, che trovate qua sotto, che è una cosa molto importante per non perdervi nessun nuovo video di questo canale. Vi ricordo anche che se volete parlare con me, in descrizione trovate il link a tutti quanti i miei altri vari social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord, e trovate anche il link per venire a seguirmi sul mio profilo di Twitch. Ogni sabato dalle 2 alle 4 sono in live per giocare assieme a voi. Detto questo, signori, come sempre non aggiungerei nient'altro e noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi!